Ma tu sei maestro, soltanto che io dovrò parlare di cose delle quali non posso parlare, ma anche, e questo è più interessante, ma anche che io, questo è ancora più interessante, non so più, non importa, non ho mai saputo, comunque sono costretto a parlare, non saprò mai! Cari amici, benvenuti al primo spettacolino del Club Sant'Alessio, il quale, intendiamoci, vuole essere soprattutto un gioco, un pretesto per riunirsi, giocando magari invece che al gioco della verità, al teatro. Senza pensato. Domande. Ipotesi. Forse finirò per essere attorniato da molta gente, ci sarà un grande andirivieni, come un'atmosfera di bazar. Qualche fantoccio in seguito poi li sopprimerò. Uno di costoro, in particolar modo, mi pare che si chiamasse Basile, mi ispirava una forte ripugnanza. Chissà se rannicchiato nelle tenebre mi osserva ancora, cioè usurperà ancora il mio nome, quello che mi hanno affibbiato nel loro secolo paziente, di stagione in stagione. Ma io qui mi trovo al sicuro e spero che il preambolo avrà presto termine a vantaggio dell'esposizione che deciderà di me. Recita anche Silva Coscina in una favola dei nostri tempi, popolata di robot e di bambole di plastica, di quadri al neon e di sfere trasparenti che ricordano il movimento, la continuità, lo spazio. La scenografia spoglia, ridotta a un quadro di pittore contemporaneo, indica la strada scelta da Gassman, un impasto di teatro tradizionale e d'avanguardia, da Dostoevsky a Beckett. L'attore cambia abiti e personaggi, battute e gesti, forse per presentare una brevissima storia del teatro moderno attraverso i testi, i personaggi e le situazioni psicologiche. Può essere l'esperimento di un dialogo nuovo con il pubblico, un ritrovato per creare il campo magnetico tra platea e ribalta. No, questo è soltanto un piccolo divertimento privato e anche un piccolo laboratorio per esercitazioni o di me stesso o degli amici, di chiunque voglia venire qui e particolarmente di alcuni nuovi attori, per esempio i protagonisti di questa prima serata. Spero di portarli, di organizzare per loro una piccola stagione nei teatri normali nella prossima primavera. Come spiega la sua doppia personalità? Lei interpreta in teatro lavori classici e sul set film comici. Cosa posso dire? Che la mia professione, la mia passione è quella dell'attore e quindi lo spettacolo mi interessa, mi ha sempre interessato in tutti gli aspetti e quindi se è vero che il teatro rimane un'arma, una sonda più antica e forse più rigorosa per agitare e descrivere i grandi conflitti spirituali e ideologici, ma anche il cinema assolve una sua funzione molto importante di descrizione della realtà contemporanea, di satira, di documento. Secondo lei, il pubblico la preferisce in Amleto o nel Gaucho? Se l'è mai chiesto? Ah, questa è una domanda che andrebbe rivolta al pubblico. Io devo dire che sono stato sempre seguito molto generosamente dal pubblico in un campo e nell'altro e la difficoltà è proprio di mantenere il piccolo credito che uno si può essere costruito. Gli inizi in genere sono sempre molto facili, difficile è tenere le posizioni. Se le dicessero di esprimere un desiderio, che cosa chiederebbe di avere? Ma vedi, io ho già avuto 2 o 3 anni fa uno dei, forse il più grande teatro del mondo, con il mio famoso tendone circo. Adesso ho certamente il più piccolo teatro del mondo, che è questo qui, ma sono recidivo e credo che ancora una volta esprimerei un desiderio di natura teatrale, cioè di riavere, come spero di riavere fra un paio d'anni, una sede giusta e definitiva per riprendere l'attività del teatro popolare. Questo tendone che sorge al Parco dei Daini a Roma è il famoso teatro circo di cui tanto si è parlato. Vittorio Gassman ha ormai finito di allestirlo e si accinge a inaugurarlo mettendo in scena la Delchi di Alessandro Manzoni. Il ministro Tupini è intervenuto alla presentazione del teatro popolare assieme a numerose personalità del mondo dello spettacolo, fra cui Silvana Mangano, Blasetti, Elsa Martinelli, Sordi, che naturalmente non poteva mancare. È stata una mattinata molto bella, il pubblico ha aderito in misura oltre il previsto, il circo Orfei era più che gremito e mi pare che si sia avviato bene quello che voleva essere il primo passo di un sondaggio del vasto pubblico popolare, che è quello che noi speriamo a poco di portare o di contribuire a portare accanto al teatro di prosa. È praticamente un esperimento che noi abbiamo voluto fare in unione con un grande gruppo industriale italiano, cioè l'Ital Cider, per portare un particolare tipo di spettacolo a contatto con un particolare tipo di pubblico, cioè un pubblico proletario, operaio, il proletariato evoluto, cioè esattamente il pubblico a cui almeno noi aspiriamo in modo particolare, perché pensiamo che finirò la mia stagione teatrale alla fine di maggio,
Comincerò subito un film dal titolo, almeno provvisorio, La marcia su Roma, in cui sarò in coppia con Ugo Tognazzi. A un film che narrasse in forma satirica La marcia su Roma ci si doveva arrivare. Ci si accinge il regista Dino Risi a Campagnano, nei pressi di Roma. Ed ecco emergere dalle caterate d'acqua che inondano d'improvviso il set i personaggi che animeranno la vicenda che verrà portata sugli schermi dalla De Laurentiis. Il primo Chuck mette in azione due fra i più valenti attori del nostro cinema. Vittorio Gassman, ancora una volta impegnato in un ruolo comico, e Ugo Tognazzi. E poi ne farò un altro, e non è escluso che quest'altro coincida con il mio esordio nella regia cinematografica. L'idea viene un po' a ruota, diciamo, dello spettacolo che sto facendo quest'anno, in cui io rappresento in scena circa 9 registi, quindi mi è venuto in mente che in fondo la funzione migliore del regista è dietro la macchina da presa, e non è escluso che tenti il passo. Lo farò così, il più coscienziosamente, il più modestamente possibile. Cosa posso dirvi? Ho 2 o 3 progetti ancora non quindi definiti sulla scelta ultima, ma certamente il film non supererà il costo di 5 miliardi, nonostante che lo faccia De Laurentiis, e io non vi rappresenterò più di 12 o 13 ruoli. Insomma, sono pieno di umiltà, come è nelle mie consuetudini. Non siamo sotto il tendone di un circo, come può sembrare, ma in un teatro di posa durante le riprese di Senza famiglia. Il soggetto cinematografico ha certe analogie col famoso romanzo di Malot, ma è inserito in una realtà assolutamente attuale. Regista è Vittorio Gassman, che vediamo col megafono elettrico nell'esercizio delle sue funzioni. Protagonisti lo stesso Gassman e Paolo Villaggio. Il film potrebbe anche intitolarsi I due orfanelli, poiché il tema è imperniato sulle vicende di due naufraghi della vita, di due residuati umani di diversa estrazione, uniti nella ricerca utopistica della mamma, ricerca che si potrebbe definire il filo conduttore del film. Il personaggio di Gassman è di estrazione romantica in senso ironico, proviene dal mondo del circo, reduce da piccole avventure di natura parapolitica, con velleitarie idee libertarie e rivoluzionarie. Ma io posso dire soltanto che risento dopo alcuni anni il desiderio, e vorrei dire anche il bisogno, di riaccostarmi al teatro. Attraverso quale veicolo, quale testo, è un po' prematuro dirlo. Mi interessano dei testi classici ancora, come una particolare elaborazione dei 7 contro Tebe di Eschilo, per esempio. Mi interessa Strindberg in generale, però mi interessa molto anche un repertorio nuovo, contemporaneo, da sollecitare, perché no, da collaborare anche a far venire fuori in qualche modo. Tutto ciò, soprattutto questa seconda parte, richiede un riavvicinamento graduale ai temi del teatro, alla alta irrazionalità del teatro, ed è a questi scopi che dovrebbe assolvere corrispondere la creazione dell'1A, che è un club o laboratorio o studio dove certi amici teatranti insieme a me si riaccostano a questo tema così eterno e nello stesso tempo così inquietante e assillante che è il teatro, a questo eterno cronico moribondo, a questa cosa che si potrebbe definire la più indispensabile delle cose inutili. Felici posti a sedere! Questo è il momento di massimo dispendio dello spettacolo, come Broadway. Applausi, gridi, fischi eterei, la presenza bilione del più grande pubblico, il pandemonio di Zeus. Pronti? 1, 2, 3, via! Hermes! Hermes! Che corre con Owens! La palla lanciata da Butti! Una folla da stadio, 18.000 persone. Dramma e poesia erano per i greci un'alta competizione come l'atletica. Irrompe sulla scena Dioniso. Vittorio Gassman lo impersona con la plasticità della sua figura e la voce dai mutevoli e ricchi registri. Si stanno recitando le baccanti di Euripide per la regia di Salvini. Mentre le danzatrici di Rosalie Chladek si evolvono, ricordiamo che Dioniso è venuto a Tebe travestito da straniero per trarre vendetta del re Penteo che deride i riti delle baccanti. Questi riti cruenti racconta un pastore che Penteo ha mandato in cerca di sua madre Agave, mescolatasi alla schiera delle baccanti. Ecco Penteo, l'attore Lupi. Dioniso lo induce a travestirsi da baccante per salire tra i monti a sorprendere i baccanali. Uscito di senno, Penteo è stato dilacerato dalle mani stesse di sua madre, l'attrice Zareschi. Cadmo, il nonno, l'attore Foà, ne vede inorridito il capo sul tirso. Caduto il furore bacchico, Agave capisce ciò che ha fatto. La follia le si tramuta in orrore. Dioniso ha vinto. Feroce leggenda.
Euripide non era lirico, né musico, né religioso. Egli rompe le alte armonie della Grecia. Con lui nasce il dramma moderno. Prima rappresentazione in Italia del dramma Rebecca, di Daphne du Maurier. Il pubblico era curioso di ritrovare la vicenda della seconda moglie resa celebre dal film e dal romanzo che tutti ricordano. Regia di Guido Salvini. Interpreti principali Laura Solari, Vittorio Gassman, Daniela Palmer. Buonasera, signor De Winter. Che cosa credi di fare tu? Che c'è? Che cosa ho fatto? Fatti a cambiare. Metti un vestito qualsiasi, metti quello che vuoi, presto, prima che venga gente. Davanti alla porta vedo San Pietro, invita la gente ad entrare. È Per Gassman, tornato per l'agonia della madre a Aas, Vivi Joy. È vecchio, ascolta dal pastore Girotti l'elogio funebre dell'uomo che ha saputo essere se stesso. E il diabolico fonditore, Foix, lo giudica indegno di essere rifuso. Ma una donna ha creduto in lui, Solveig, ed Albertini. Per muore salvato nell'abbraccio di una Nina Nanna. Questa volta in primo piano Vittorio Gassman. Si è presa una vacanza, ha messo da parte per un po' di tempo il repertorio del teatro classico e ha affrontato quel nuovo genere di spettacolo che è la televisione. Tuttavia, da attore coscienzioso e tenace quale egli è, ha messo tutte le sue grandi risorse di uomo intelligente e colto al servizio di una rivista che prima di divertire ha sconcertato i telespettatori italiani. Erano abituati a trascorrere davanti al video ore tranquille, scontate, vagamente soporifere. Un mattatore così vigoroso, vivace e stimolante non se l'aspettavano. Il titano Prometeo, trascinato dal potere e dalla forza, raggiunge una rupe sulle rive dell'oceano, le frontiere settentrionali del mondo. Qui Giove lo fa incatenare per punirlo di avere rubato il seme del fuoco celeste e averlo donato agli uomini. Rimasto solo dopo un pauroso silenzio, Prometeo prorompe nel suo lamento. Dalle ali veloci, e tu onniveggente occhio del sole, guardate quello che soffro io, Dio, dagli dèi. Esaurito, dice il cartello sul portone del Teatro Bellini di Catania per l'apertura della stagione lirica con l'oratorio drammatico Giovanna d'Arco al rogo, scritto da Paul Claudel per la musica di Arturo Honegger. Esaurito anche Vittorio Gassman, che del lavoro è regista e interprete al tempo stesso. Sino all'ultimo momento ha curato con diligenza ogni particolare. Il cantante Giacinto Prandelli non è preoccupato affatto di dover lavorare con grandi artisti di prosa. Bada a curare la sua truccatura. Olga Villi, che è Santa Giovanna, si preoccupa della sua acconciatura. Gassman dà gli ultimi tocchi al volto del frate inquisitore. Nella sala, gremita da uno splendido pubblico, le signore danno gli ultimi ritocchi al viso col piumino della cipria. Sta per apparire il mattatore. Eccolo nella condanna di Santa Giovanna già sul rogo. Successo pieno. Commossi, gli attori si inchinano a ringraziare. Osanna, bomba! Fa sbocciare la rosa finale. O bomba di primavera, vieni con la tua veste di verde dinamite. Era bello se entrava adesso. Libera dalla minaccia l'occhio inviolato della natura. Davanti a te il passato raggrinzito, dietro di te il futuro. Madonna mia, che fatica questi momenti. Io sempre un momento di grande fatica in cui devo fare un piccolo intervallo, poi riprendo. Bomba, questa sera avete un film da passare. Vorrei Lo sparviero del Nilo. Notizie da Roma? Sì, anch'io penso che saremo presto interrogati sull'amore. Dunque, bomba, mi dai la palla? Bomba. Bomba rimbalza nell'erbosa aria da tromba come una volpe nell'ultima tana. Tuo campo l'universo, tua siepe la terra, salta, scherza, zigzag. Le stelle uno sciame d'api nella tua borsa tintinnante, angeli attaccati ai tuoi piedi giubileo, ruote di pioggia luce sul tuo scanno, sei attesa, e guarda, sei attesa, e i cieli sono con te, osanna incalescente, gloriosa liaison, bomba, strage, antifusione, spacco, bomba, all'infinito improvvisa fornace, sole e lucciola valseggiano, dietro la tua sorpresa, oh Dio,
Per questo suo spettacolo, che ci sembra, ripetiamo, un'intelligente e sapida metafora di un certo mondo, ha usato Beckett e Trilussa, Flaiano e Kean, Kafka e Achab e tanti altri. E poi lui, Vittorio Gassman, con le sue estrose invenzioni mimiche e vocali, che si adattano non solo al personaggio ma al pubblico che li ascolta, il quale non perde una parola o una parolaccia, sempre pertinente e mai sgradevole. Un pubblico che apprezza tutto perché tutto è apprezzabile. Che rientrano ansiose, o fiocco di fata colto dal più alto albero dell'universo, o sole che illumini il formicaio, sono qui in piedi davanti alla tua fantastica porta gigliale, ti porto, attenzione c'è un effetto molto strano, muschio d'Arcadia, rinomati cosmetici della ragazza del paradiso, fammi entrare, bomba, dammi il benvenuto, sorgi da quell'angolo da topo gravido, su, fai risuonare le tue ginocchia di metallo. Ed ora Vittorio Gassman, che ha prestato la sua vigorosa e intensa espressività all'inquieto re di Itaca, narra l'avventurosa vicenda terrena dell'enigmatico eroe. Sì, è vero, dopo i lunghi 10 anni della guerra di Troia, opportuno sarebbe stato un sollecito ritorno tra le mura domestiche, ma l'ansia di conoscere e a volte, ammettiamolo, sentimenti più terreni ma comprensibili, prolungarono le sue peregrinazioni. Ma sempre il suo cuore anelò alla pace del piccolo regno affondato nell'azzurro del mare e al paziente, inalterabile affetto della sua Penelope. E quando finalmente egli la riabbracciò, ai suoi occhi apparve giovane e bella come quando l'aveva lasciata 20 anni prima. Per il suo amore il tempo non era passato. Eh sì, anche lui c'è cascato. A Graziano Visconti, feudo della duchessa Laura Adani, si scatta un fotoromanzo tratto da Giulietta e Romeo di Shakespeare. Protagonista Vittorio Gassman. Dopo Emma Grammatica, perciò, anche Vittorio Gassman cede alle lusinghe del fumetto. È un modo per popolarizzare i classici, afferma il campione dell'atletica pensante. Così vengono definite le sue interpretazioni. Mentre Gassman fa i fumetti, attori, interpreti di film romaneschi annunciano che si daranno al teatro. Si invertono le parti. Questo fotoromanzo sembra però il primo di una serie di fumetti realizzati da Vittorio. Poi verrà Amleto, poi forse Otello. E infine, Grand Otello. Prima dell'Oreste di Alfieri, un po' di critica alla buona mentre il nostro si prepara a smentire meglio che può i francesi, i quali insistono nel dire che noi italiani siamo piccoli, neri e brutti. Ciao bello. Ah già, Oreste. Sei contento? Di che cosa? Del premio. Un quale premio? Del leone. Un quale leone? Quello che hanno vinto. Chi è che ha vinto? Della Unione. Monicelli. Ah, c'è. Monicelli della Vrede. De Laurenti se Monicelli. E noi? Noi niente. Allora andiamo. Andiamo via, dai. Nome, stare attenti. Lo mio nome è Brancaleone da Norcia. Di un po', visto che parli così. Mi te disi proprio un bel niente. Hai capito? Lei sta sempre sulla soglia della galera. Non c'è posto per i vecchi rimbecilliti. Si chiamava Roberto. Il cognome non lo so, l'ho conosciuto ieri mattina. Mondino cameriere, tu sei sempre legato a me. Ricordatelo. Fino alla galera. Oh, capannelle, alle 21, alle 9, te va bene? Eccellenza, ci siamo scontrati con il nemico e lo abbiamo disperso. Oh, 5 erano, l'abbiamo messi tutti in fuga disordinata. Pimpo, amirità, ti dispiace darcene un pochetto per riscaldarci, sa mica? Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Coraggio non ce l'ho e non ce l'avrò mai, capito? Questa forza io non ce l'ho. Volete far passarmelo sulle strisce? Calma, calma, maleducati. No, che male. Malazzo passeggero. Presto sarai arzillo, te lo dice il vecchio Branca.